E ciao a tutti amici, io sono Axel e oggi, oh mio Dio, o meglio, oh my God, oggi sono da solo, ma da solo un po' diverso dal solito, perché infatti questo qua sarà il video che farò con un altro youtuber. Infatti, oggi sono qui a presentarvi la rivincita contro Sodin, Sodinch o Sodin93, chiamatelo come volete. E in questa rivincita sarà qualcosa di fantastico, perché infatti in palio non ci saranno crediti oppure giochi come era successo invece nella prima partita che avevamo disputato insieme, ma bensì non si dice però Trunk, bensì il vincitore di questa partita avrà una sofferenza minore. Cosa intendo con questa frase? Praticamente abbiamo deciso di fare, chiamiamola così, la peperoncino challenge, peperoncino vaccinato challenge o sfida, chiamatelo come volete. In che cosa consiste questa sfida? Praticamente io e Davide andremo a disputare una partita. Ogni gol subito, appunto chi avrà subito il gol, dovrà prendersi un cucchiaino di peperoncino macinato e basta, e soffrire in silenzio. Quindi la sfida è anche abbastanza dolorosa, se possiamo così dirla. Io, essendo uno che non regge molto il piccante, farò un cucchiaino veramente di dosi minime, se possiamo così dirlo. Perché tipo, prima l'ho provato, stavo per vomitare, vi dico subito questa cosa, ecco. E su internet sono andato a cercare dei rimedi per il piccante, hanno consigliato il latte. Come potete ben vedere qua abbiamo il nostro caro e bello latte. Poi il pane, però mia madre non prende il pane, quindi io dovrò utilizzare, mi accontenterò con delle gallette di riso e basta. Poi qua avevo anche il peperoncino intero, però Davide ha preferito utilizzare quello macinato. Quindi ragazzi, questa qua è la squadra che andò ad utilizzare, è quella che vi ho mostrato nell'ultimo squad builder, che era appunto il my best team, se possiamo così definirlo. Quindi se volete andare a vedere, mi raccomando, cliccate adesso sullo schermo. E prima di iniziare volevo ricordarvi di passare da onefifa.com se siete interessati a comprare crediti di FIFA. E mi raccomando, utilizzate il discount code Axel con 2 per avere un ulteriore sconto. Ma perché peperoncino macinato? Compagnia italiana, buono e originale. Siamo carichi, ci siamo. Perché non è entrato? Dai, dov'è? Dov'è? Dove sei? Ci siamo! Ci siamo, siamo prontissimi! Ci sentiamo un po' come Rocky! Te spiezzo! Via! Allora, Sodin JR contro DownFlander739, che è il nome predefinito, maglia illegalissima come al solito. Ci siamo per questa peperoncino challenge. Andiamogli a vedere la sua squadra. 3-4-3, abbastanza, minchia, abbastanza. No, ma aveva detto che non usava i barbo. Che infame. C'è i barbo in attacco. I barbo quadrato. Madonna, ho paura. Ho paura, ho paura. Però noi non siamo molli. Noi ce la possiamo fare. L'obiettivo non è vincere, è subire meno gol possibili. Che io dopo un cucchiaino muoio probabilmente. Shurle ha già perso il pallone. C'è il Dundumbia che l'ha presa. Ci cavoli. No, ecco. Mi tremano le mani. Profit Hernanes. No, no. Palla per il barbo. E io c'ho paura. Koscielny, grandissimo intervento. Cosa ha preso? Dumbia. Noi ripartiamo. Buono. Fai così, fai così. C'è Dumbia. C'è Dumbia. 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 No, cosa ho fatto? Palo traversa. Non ho idea di cosa gli abbia preso. Che sfiga. Dumbia, vedi Cicaui. Cicaui. Ne scarta uno, due. Avanza. Chi ha la palla? Non si vede niente. Arbitro. Fallo. Buono. Fortissimo David Luiz. No, palla lunga per quadrato. Aia, ho paura. No. Ho appena realizzato che devo prendermi il peperoncino. Qua abbiamo il nostro cucchiaino. Spero che vi date tutti. No, Dio santo, non dovevo. Io becco traversa, lui segna. Poco, ragazzi, poco. Poi avevo visto che tipo si poteva battere il piccante con l'alcol, però non mi sembrava il caso di fare un commento da ubriaco. Non ho preso un piatto, devo farlo sul tavolo. Non vuole scendere. No, è troppo. È un po' troppo, aspettate. Anzi, no, vabbè, non è troppo, fa niente. Non so se vedete. Vedete? Si vedete. Ragazzi, è da mandar giù poi, eh. No, aspetta un po' meno, un po' meno. No, è caduto sul tavolo. Via. Andare giù subito. Ah,
Inizio a sentirlo. Si sente. Quanto si sente? No, ragazzi, muoio. Fortunatamente. Oddio. Devo giocare. Perché fortunatamente, Dio santo, sto morendo. Non gli ho fatto toccare le labbra, però la gola si sta infiammando. La gola. La mia gola. La mia gola. No. Ne ho preso fortunatamente poco, perché non è vero, ne ho preso un macello. Madonna, devo concentrarmi. Ma non riesco a concentrarmi, ho appena bevuto il latte. Cosa vuol dire? Chikawi, la botta! Porca miseria, sembrava gol. Vai Chikawi. La da, non so chi. Della, sì, l'ha scattato. Chikawi, c'è il gol. Facciamoglielo mangiare sto peperoncino. Facciamoglielo mangiare. E c'è il gol di Chikawi. Buono così, dai. Vediamo il Davide che mangia un po' di peperoncino. Io intanto mi mangio una bella galletta di riso, che c'ho ancora il piccante sulla lingua. Mmm, che buona. Non è vero, ragazzi. Sono andato in bagno, dovevo solo trovare questo e l'ho trovato, il pan carré. Perché le gallette mi fanno schifo. Vai. Ah, ragazzi, poi io tipo in casa ho scoperto di avere tutte le spezie possibili e immaginabili, quindi se questo video raggiunge i 6.000 mi piace, faremo il secondo episodio, se possiamo così chiamarla, di questa serie, nella quale mangeremo un qualcosa che desiderete voi. Tipo potete dire curry, zafferano, di tutto e di più, veramente. No, no, no. Sì, che miracolo. Che miracolo di Sujajujajujisni. È troppo forte. Sarà intervento da macellaio. Sì, l'hai presa. L'hai presa, non buttiamola via. L'ho buttata via subito, non è passato neanche un secondo. Bella, per chi? Va bene, ci stava. Diaby ci fa il miracolo. Non è vero, Diaby, perché? Vabbè. Bella, sì, in scivolata gliela passata. Ci stava, complimenti. Se prendo gol io ti giuro, La calma è sto. Perché infatti, che azione, Chikawi! Aia, mi sto strappando, Chikawi! Yassin Chikawi, si porta in vantaggio! 2-1, signori e signori, all'83esimo! Buono, buonissimo! Facciamogli mangiare un altro po' di peperoncino! Ci siamo qui! Madonna del sì! Oddio, mi si è spento! No, mi si era spento il controller! No, è da solo! Cesar Prates! Signori! E Svein! Svein va in mezzo! La mette! Oh, signore! Prende! Mio Dio! Come sto subendo! Ah, è pure nostra! Ah, Chikawi si è fatto male! Ecco perché non macinava calcio! Ed è finita! E abbiamo vinto! Devo dire partita bruttissima, perché non ci sono state occasioni, ne ha avute molte di più lui, onore al merito suo, però utilizzare una buggata serve anche in, una squadra buggata serve anche in queste cose. Non mi viene il termine. Cioè, partita più brutta non l'ho vista, 4 tiri per lui, 5 per me, mamma mia, scandaloso. E ragazzi, abbiamo deciso di fare una cosa, perché veramente 2-1 è scandaloso in una partita di FIFA, ne faremo un'altra, quindi però vi chiediamo un mi piace, così a random. Quindi andiamo ad invitarlo. Sempre stesse regole, chi subisce gol, peperoncino in bocca.